A seguito dell'operazione Timpone Rosso, in conferenza stampa sono stati ricostruiti i movimenti e gli autori di diversi omicidi e tentati omicidi. Il duplice delitto Cristaldi Nocerito nel 1999, l'omicidio di Gianfranco Iannuzzi affiliato al clan degli Zingari consumato a Cassano Ionio nel 2001, sono solo alcuni dei fatti di sangue su cui si è fatta luce con gli arresti odierni. In più risultano altri 7 omicidi e 2 tentati omicidi. I carabinieri hanno eseguito in Calabria e in Germania 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale DDA, con le accuse di associazione mafiosa, omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizionamento da guerra. Gli arresti eseguiti finora sono 18. I provvedimenti restrittivi costituiscono la prosecuzione della prolungata azione di contrasto del ROS alle cosche della Sibaritide, concretizzatesi tra il 2003 e il 2007, con le operazioni Lauro, Viola e Omnia, che hanno colpito gli appartenenti al cosiddetto clan degli Zingari e alla cosca Forastefano, da anni in lotta per il controllo mafioso del territorio di Cassano Ionio e dei comuni limitrofi. L'indagine, che prende il nome dalla località quartier generale del clan, si avvalsa della collaborazione del pregiudicato Pasquale Percacciante, affiliato al gruppo degli Zingari, avviata dopo la condanna all'ergastolo per omicidio inflittagli nel processo originato dall'operazione Lauro. Contestualmente è stato individuato l'illecito patrimonio accumulato dal sodalizio a partire dagli anni 90 per un valore di oltre 20 milioni di euro. In sostanza c'è stata un'alleanza tra gruppi di etnia rom di Cassano e di Cosenza che insieme hanno cercato di annientare gli avversari. Gli avversari erano stati sostanzialmente in carcere. Al ritorno cercavano di riprendere il controllo della situazione, ma sul terreno, quando uno lascia il posto vuoto, qualcuno lo sostituisce. C'erano ormai i nuovi gruppi che tra l'altro avevano avuto l'avallo anche di Girotto.